Ciao a tutti, allora oggi vorrei mostrarvi qualche creazione che ho fatto con la tecnica dello scrapbooking e ho fatto sostanzialmente dei biglietti d'auguri. Parto subito con il primo. Allora, questo bigliettino qui è il primo che ho fatto dopo quello che ho fatto vedere anche su Facebook e nell'altro video. Ho usato soprattutto la tecnica dell'embossing, quindi questo qui è un timbro, poi ho messo la polverina per l'embossing e il colore è diciamo leggermente in rilievo, vedete? E la stessa cosa per questi due fiorellini qui. Poi sì, ho fatto questa simpatica cornicetta con l'oro metallizzato, sempre una polvere per l'embossing e poi ho diciamo fatto una cornicetta anche all'esterno nello stesso modo. Questo è il primo, dentro non c'è niente. E dopo questo qui ho fatto questo, in cui sostanzialmente non ho utilizzato nessuna tecnica in particolare, ma ho semplicemente ritagliato dei pezzettini di carte colorate e l'ho messo insieme. Poi ho fatto questo fiorellino dove ho applicato un bottoncino in tessuto che vi ho mostrato nell'altro video degli acquisti relativi allo scrapbooking. È molto carino, mi piace particolarmente questo qui. Poi, dopo aver fatto questo, l'altra sera ho fatto invece quest'altro bigliettino qui, anche qui non c'è nessuna tecnica in particolare, ho semplicemente creato questo fiore tagliando vari pezzettini di carta colorata e poi niente, ho messo questa decorazione qui, l'ho fatta tagliando una piccola strisciolina di cartoncino in due. E quindi sono venuti questa specie di fili d'erba e niente, poi ho fatto tutte queste impuntature con una penna gel. E poi c'è questo bordino qui che è rientrato rispetto all'altro cartoncino che c'è sotto e questa decorazione qui carinissima l'ho fatta con le forbici che vi ho mostrato. E poi infine l'ultimo biglietto che ho fatto ieri, che è il più carino, ed è per una bambina che è nata in famiglia, una mia cuginetta di secondo grado. E quindi ho fatto questo bigliettino d'auguri ed è veramente un amore, cioè è veramente venuto molto carino. E niente, invece qui ho applicato la tecnica dell'embossing per le scritte. E niente, ho applicato questo nastrino e questo pulcino in rilievo. Vedete dietro c'è il come si chiama? L'adesivo con un certo spessore. E poi ho messo anche questo bottoncino qui all'interno di questo fiorellino qui. Niente, questo è veramente un amore, mi piace tantissimo questo biglietto. E niente, questo è un hobby che comunque ecco, è veramente, veramente rilassante da fare, carino, simpatico, bello. Vengono fuori anche poi avendo gli strumenti giusti, dei lavoretti molto carini e mi piacciono molto. Spero di fare il prima possibile un video su appunto sulle paste polimeriche e magari un video tutorial. Non sono molto ispirata, diciamo, in questo periodo, però ecco, cercherò di rimettermi all'opera il più presto possibile. Ok. Io vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao.